Recensione di World of Tanks Blitz, il nuovo MMO mobile di Wargaming.net. Saluto ai lettori di AndroidWorld.it, siamo oggi in compagnia di World of Tanks Blitz, il nuovo, si fa per dire, MMO mobile di Wargaming.net. Nuovo perché in realtà è già sbarcato su iOS, si tratta proprio della versione mobile dell'omonimo MMO World of Tanks, e sbarcato di recente anche su Android in beta privata, e per una volta tanto la beta privata è iniziata dall'Italia e da una serie di paesi del nord Europa. Sarà perché la software house è europea, bielorussa in particolare, e quindi hanno deciso di includere anche gli italiani fortunatamente in questa beta privata. Abbiamo già scritto una recensione a corredo di questo filmato che potete trovare nei link sottostanti, e vogliamo porre particolare evidenza in questa recensione, in questa video recensione, sul bilanciamento e sugli acquisti in app che sono presenti in World of Tanks Blitz. Perché? Perché ovviamente, essendo un MMO, quindi un gioco incentrato sul multiplayer, la domanda che molti giocatori si staranno ponendo, essendo il download del gioco gratuito, è: ma gli utenti che decidono di pagare effettivamente per sbloccare determinati carri, per avanzare più velocemente nella carriera o appunto per sbloccare l'account premium, sono più effettivamente avvantaggiati dei giocatori che decidono di giocare senza spendere neanche un euro? La risposta, ve l'anticipiamo sin da subito, è no, nel senso i giocatori appunto che spendono non sono assolutamente avvantaggiati rispetto a quelli che decidono di non spendere. Questo perché Wargaming.net ha fatto un ottimo lavoro di bilanciamento tra i carri armati, i veicoli appunto a pagamento, come ad esempio questo mezzo tedesco, e quelli che in realtà si possono, sbloccare appunto con la normale carriera di pilota. Tanto per farvi un esempio, qui si possono vedere alcune, meglio ancora, qui si possono vedere alcune delle statistiche del carro armato, ad esempio l'integrità, che è pari a 2400, prendiamo questo come valore di esempio, e questo qui, carro armato appunto premium, che è possibile sbloccare pagando appunto tramite acquisti in app, che ha come integrità 1500. Ovviamente non è la statistica più importante questa per il carro armato, però vi rende già conto dell'idea che appunto non è detto che avere un carro armato premium ti faccia vincere una battaglia. Anzi, se decidete di investire una certa somma e di sbloccare direttamente carri armati di un certo livello, vedete sopra il simbolo del carro armato ci sono altri simboli che indicano il grado di l'appartenenza a una determinata classe, ovvero carro leggero, carro medio, carro pesante o cacciacarri, come ad esempio questo, e un livello, questo ad esempio è livello 8, mentre quello che vi abbiamo mostrato prima è il livello 10. Cosa vuol dire? Insomma, che se avete appena acquistato il gioco e decidete di entrare in battaglia direttamente con un carro armato di livello 8, probabilmente vi asfalteranno senza pietà. Tra l'altro, tralasciando un attimo questa cosa degli acquisti in app, che appunto permette di sbloccare carri armati particolari, che permette di acquistare proiettili particolari e tante altre cose, oltre a questo c'è da evidenziare anche il bilanciamento appunto che i ragazzi di Wargaming.net hanno posto nelle varie battaglie e nel sistema di matchmaking. Adesso abbiamo scelto ad esempio lo Sherman per far vedere grafica di gioco e gameplay, che è un carro armato di livello 5. Utilizzando carro armato di livello 5 non implica che vi troverete contro carri armati di livello 9 o 10 o più. Se guardate sia gli sfidanti che la nostra squadra, sono squadre composte da carri armati dalla classe 3 in su, classe 3 fino a classe 5. Adesso vediamo un attimino il gameplay, poi torniamo sulla fase appunto di bilanciamento. L'interfaccia di gioco è piuttosto semplice, qui abbiamo dei power-up che è possibile acquistare senza credito premium, quindi sono accessibili a chiunque. Abbiamo un'interfaccia per zoomare, questa qui, e vari simboli sull'interfaccia di gioco che ci indicano, come ad esempio avete visto prima la lampadina, se per esempio c'è qualche avversario che ci sta prendendo di mira. Queste frecce rosse intorno all'obiettivo indicano appunto la presenza di avversari nella direzione a cui sono posizionati, e qui adesso potete osservare una delle due fasi del gameplay. Le mappe sono organizzate in sfide tra 7 giocatori contro 7 giocatori con carri armati casuali, quindi non tematiche, nel senso solo carri armati tedeschi, solo carri armati russi.
L'obiettivo dei vari match è o conquistare la base, quindi rimanere fissi nella postazione e cercare di difenderla appunto dagli attacchi nemici e raggiungere l'indicatore 100, o altrimenti distruggere tutti i nemici. Questo perché non è un classico MMO in cui se si viene uccisi si risuscita e che bello, torna ad attaccare i nemici. No, in realtà se morite, morite per sempre, nel senso che non potete tornare nella battaglia in questione. Quindi una volta morti potete decidere se rimanere sul campo di battaglia e osservare dal punto di vista degli altri giocatori l'azione di gioco, o se tornare nel vostro garage e affrontare nuove sfide con gli altri carri che avete a disposizione. Adesso per esempio la partita è in una fase di pareggio. Avete notato la chat italiana perché appunto i beta tester sono italiani al momento, e potete osservare come nessuno al momento ci sta dando fastidio nella base, quindi potremmo addirittura vincere la partita se la wifi ce lo permette, visto che c'è qualche lag. Qui potete notare il ping che state raggiungendo. Colpo fortunato. Ad esempio adesso ho utilizzato un power up per velocizzare un po' il caricamento. Ecco, è andata bene. Velocizzare il caricamento del cannone. Come abbiamo scritto nella recensione, World of Tanks Blitz può vantare anche un discreto mix di realtà storica e di simulazione vera e propria di carro armato e arcade, nel senso che ci sono tante belle caratteristiche, nel senso il carro armato che va molto più lento in salita, il cambio di velocità su terreni diversi, la rotazione della torretta, il fatto che se vi pronunciate in qualche tiro particolarmente fortunato potete colpire il serbatoio o addirittura la stiva dei proiettili e far esplodere il carro armato sull'istante. Però è anche un po' arcade perché appunto sono partite casuali, a meno che appunto non facciate un plotone con i vostri amici, c'è la possibilità di fare appunto tipo gilda con i propri amici e quindi magari concentrarsi solo su una certa categoria di carri armati. E poi anche la presenza di carri armati che non sono veramente esistiti, sono tratti da progetti reali o da carri armati realmente esistiti della Seconda Guerra Mondiale o realizzati subito dopo, negli anni subito dopo, o anche addirittura alcuni tratti da progetti che non sono mai stati realizzati veramente. E bisogna ammettere che anche in questo caso il lavoro svolto è incredibile, perché i modelli sono fedeli e realizzati alla perfezione, e ce ne sono tantissimi. Potete scegliere veramente una quantità di carri armati da sviluppare incredibile. Vi richiederà un sacco di ore di gameplay però. Ora noi stiamo testando un account apposito che ci è stato gentilmente concesso da wargaming.net per farvi vedere appunto le caratteristiche del gioco, ma in realtà arrivare al livello di possedere ad esempio questo cacciacarro che stiamo provando, lo Stug, ci vuole un bel po' di ore di gioco. Niente da dire sulla grafica, non è eccelsa, però non gli si può veramente dire nulla, nel senso che difficilmente perde un colpo. Ora, considerato appunto che la nostra wifi sta facendo un po' le bizze e che stiamo anche registrando direttamente dal dispositivo, ecco, siamo morti. Questa dimostrazione del fatto che prendere uno Stug come primo carro armato non vuol dire che sarete immortali, vi lanciate in battaglia e distruggete tutto. In realtà alcune partite durano veramente pochi secondi, perché se gli avversari sono ben organizzati e vi arrivano addosso difficilmente riuscite a resistere, a meno che appunto anche la vostra squadra non faccia un lavoro decente per difendervi e per farvi posizionare bene sul campo di battaglia. Cosa posso farvi vedere? Vi ho fatto vedere un cacciacarri la cui particolarità è quella di avere la canna fissa, non ruota, e quindi è molto più difficile da controllare di un carro armato normale che può muovere la torretta. Sì, vi posso far vedere un'ultima partita. Tantissime le mappe di gioco, la modalità di gioco in realtà è solo una, ovvero questa qui per il momento, battaglia di predominio, che appunto come ho spiegato prima prevede o la conquista della base o l'eliminazione completa di tutti gli avversari che state affrontando.
E altro punto interessante, prima di concludere appunto la recensione, quali sono le differenze con World of Tanks, ovvero la controparte PC? L'obiettivo di Wargaming.net è stato proprio quello di cercare di portare a portata di pollice il gameplay di World of Tanks e bisogna ammettere che ci sono riusciti in pieno. Ci sono ovviamente delle mancanze rispetto alla controparte PC, non è certo volta a sostituirlo. Ad esempio mancano le artiglierie. Se avete giocato a World of Tanks sapete che c'è anche un'altra classe di carri armati, appunto le artiglierie, che di solito stanno nelle retrovie e che danno adito anche a delle piccole variazioni nel gameplay. Ad esempio, è saggio avere qualcuno in squadra con un carro armato leggero che vada ad esplorare velocemente i dintorni della mappa in modo che l'artiglieria sappia chi e dove bersagliare soprattutto. E mancano anche alcune modalità di gioco. Si è evoluto tantissimo World of Tanks nel corso degli anni e sono state introdotte nuove modalità di gioco, i plotoni, le basi, tantissime cose, insomma. Però bisogna ammettere che il lavoro fatto su questa versione mobile è davvero impeccabile, sotto tantissimi punti di vista, come ho detto, l'equilibrio delle partite, il fatto che spendere acquisti in app non implichi appunto essere più forti degli altri giocatori. Quindi, se amate gli MMO e volete provare qualcosa che vi intrattenga e che vi diverta anche su Android, sia su smartphone che su tablet, World of Tanks Blitz è un'ottima scelta. È un'ottima scelta se avete un dispositivo che riesce a reggerlo senza grossi problemi e soprattutto se avete tanto spazio libero, perché richiede più di 3 GB. Ecco. Adesso abbiamo fatto una piccola sciocchezza perché andare su questo genere di terreno lascia scoperta la parte inferiore del carro armato e non sempre la nostra corazza è in grado di difenderci dagli attacchi. Però per fortuna il nostro avversario sta litigando con un altro compagno di squadra, per cui possiamo tranquillamente bersagliarlo. Talvolta i colpi rimbalzano anche, quindi non è sempre detto di fare centro, anzi, è piuttosto complicato. Ok, adesso l'avversario ci sta catturando la base, noi siamo piuttosto lontani, quindi non è detto che le cose vadano molto bene. Lampadina vuol dire che qualcuno ci sta bersagliando, probabilmente sulla destra dove non stiamo guardando, quindi è buona norma anche darsi un'occhiata in giro prima di attaccare a caso gli avversari. Adesso abbiamo danneggiato i cingoli, ma non più di tanto la corazza. Per fortuna non ci stanno bersagliando in questo momento. Vediamo com'è la situazione nel resto del campo di battaglia. Vediamo un angolino del Tiger, quasi quasi facciamo un po' male. Ora abbiamo scelto un carro pesante di ultimo livello, giusto per farvi vedere come sono le battaglie, appunto un pochino più complicate, ci stanno distruggendo malamente, a meno che non riusciamo a fare marcia indietro. Ok, siamo agli sgoccioli, un colpo probabilmente e ci lasciamo le penne. Loro hanno 3 carri armati pesanti messi fra l'altro piuttosto bene, quindi difficilmente questa sarà una partita che riusciremo a vincere. Anche perché siamo in una posizione, per quanto possa sembrare vantaggiosa, essendo posizionati in alto, in realtà appena ci vedono ci prendono di mira brutalmente, quindi non è per niente pratica. Abbiamo distrutto uno e siamo morti, perfetto. Come anticipato, appunto, possiamo continuare a vedere la battaglia dagli occhi dei nostri compagni o dal nostro cadavere, per quanto possa servire, o tornare in officina. Concludiamo quindi questa recensione, appunto come già detto vi consigliamo di provarlo con mano, il titolo è ben bilanciato, offre davvero tante ore di gameplay, offre tantissimi carri armati, ma veramente tanti, questo, guardate, questi sono soltanto i carri americani.
questi quelli russi e questi quelli tedeschi, quindi avete ore e ore di divertimento garantito. Concludiamo quindi con il classico saluto da Lorenzo Delli per AndroidWorld.it.